Come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto la trattazione urgente di questo oggetto a seguito della notizia del mancato stanziamento all'interno della manovra correttiva degli indennizi alle vittime delle stragi terroristiche. È inutile che lo dica, a Bologna questo è un tema sentitissimo, è una ferita perennemente aperta. Purtroppo però ogni anno ci troviamo ad assistere alle passerelle del politico di turno, dell'esponente del governo di turno, che viene qui, ci riempie di promesse e poi ci lascia con dei bellissimi titoli di giornale, però non mette mai in pratica le promesse che vengono a fare qui. Dopo l'ennesimo accordo non mantenuto, è oltremodo urgente intervenire e su questa questione prendere una posizione chiara e definitiva. Non starò qui a ripetere le parole del presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi, nonostante io comunque non condivida il fatto che egli ricopra sia l'incarico di presidente dell'associazione che senatore del partito e della forza politica che egli stesso critica e stigmatizza a ragion veduta, ha utilizzato parole veramente dure anche negli ultimi giorni. Credo francamente che la misura sia colma. Io mi auguro solamente una cosa, che chi in quest'aula verrà a Bologna il 2 agosto prossimo prenda le distanze dall'ennesimo ministro, dall'ennesimo esponente politico che verrà qui a mani vuote, che verrà qui senza aver messo in atto nulla di quello che è stato promesso negli scorsi anni. Noi lo faremo soprattutto a chi verrà qui l'ennesima volta a utilizzare questa ricorrenza a farsi anche probabilmente campagna elettorale.